Salvatore Sartini, a disposizione May, Scardina, Ambrosi, di petto, tocca per Esposito, avanza Esposito al terreno davanti a sé, mette un pallone in profondità, attenzione, salta Iorfida, la palla rimane in, no, va in corner perché l'ultimo a toccare il pallone è stato Carpita. Marinai, palla lunga, c'è un tocco, attenzione, Chicchiarelli è libero sulla sinistra, Chicchiarelli, e c'è il gol di Chicchiarelli, esattamente al nono minuto del primo tempo, Chicchiarelli per il Viareggio. Bella per il Viareggio Calcio, ha segnato il numero 11, Samuele Chicchiarelli. Arriva sulla... per Benedetti, Marinai tenta il tiro e Magnani, bello tiro, era le dita. Grande giocata, pallone nel mezzo, ad ancora Magnani e c'è il 2-0. E il fratello Marinai, Stefano, che raddoppia 2-0. Il Viareggio Calcio ha segnato il numero 10, Stefano Marinai. Sai che comincia la goleada, siamo alla grida nel mezzo, il numero 14 Alessandro, pallone nel mezzo, attenzione Mori, Carpita non si fa battere sul proprio palo, da questa parte per Geminiani, di petto Geminiani, scambio, bello il pallone e c'è il 3-0. Diciamo che era autogol, sì. Sì, c'è stato un tocco del Benedetti, ma l'autorete da parte del Viareggio Calcio ha segnato. Ci dicevano qui dalla tribuna stampa che l'infortunio occorso a Cinquini probabilmente è un pochino più grave rispetto al previsto, perché è arrivata appunto prima, l'avete detto, l'ambulanza e viene portato ovviamente al pronto soccorso. Diciamo i più tecnici. Cerca il tiro da lunga distanza, respinge di pugno perché il pallone era rimbalzato davanti. Uno dei migliori è uscito Pasqualetti, allora è entrato Zuccarelli. Guadagna un buon pallone, cerca il tiro a girare, buona l'intenzione dell'avanti, però la Filatterese insiste. C'è un bel tocco in profondità, lo scambio, attenzione! C'è il 3-1 da parte del Filatterese, qui c'è stata la carpinata, la carpitata proprio, perché ha fatto una parata carpita che manco Andanovic ieri sera. Quindi 3-1, qualcosa di buono. Attenzione, pallone nel mezzo, arriva, terzo e salva questa volta, miracolosamente veramente Ambrosi, perché... sta dormendo sugli allori, che è solo, lancio in profondità per Ambrosi, che adesso Baldassari si è mangiato un gol che anch'io con la protesi lo facevo, questo qua veramente ha ciccato, e Ambrosi è andato a fare il cross dopo aver salvato il pallone di qua, grande giocata, viene con calma, poi subito in velocità, posizione regolare del giocatore, e qua il 4-1 da parte di Chicchiarelli, come avevi detto te, e qua si firma l'ultimo gol di questa partita. Il Viareggio Calcio ha segnato il numero 11, Samuele Chicchiarelli.